Oh ragazzi, oggi è il primo vlog in macchina dove vado al lavoro dopo un pochino. Perché l'ultima volta che sono andato era giovedì scorso, quindi quasi una settimana fa. Cioè, resto tutto remoto qua, hai voglia. È uno spasso oramai lavorare. Uno spasso. E comunque niente, adesso il tempo fa schifo, cioè letteralmente piove. E io volevo andare in Trentino oggi. Vediamo, magari dopo guardo le previsioni, magari su c'è il sole. Non penso proprio, sarò sfigato all'osso, mi farò 2 giorni chiuso in casa. So già io come andrà a finire, lo so già come andrà a finire, mannaggia. Vabbè, comunque oggi ragazzi dobbiamo lavorare, bisogna lavorare, progetti importanti in ballo, migrazione di server, cose particolari, data engineering, data modeling, queste robe qua, insomma. Bisogna lavorare. Il mio cane è tipo la timidezza e paura sotto forma di bestiolina. E cosa succede? Ha sempre paura di qualsiasi cosa, è sempre fifone, un cane super fifone. Oramai vuole sempre stare chiusa in casa, la bestia. Cioè io mi metto sulla porta, le dico esci fuori, e lei quando le dico esci fuori si va a nascondere, perché sa che se la faccio andare fuori spesso vuol dire anche che io me ne vado e quindi rimane da sola in giardino. Lei non vuole, vuole stare in casa da sola, quando in verità avrebbe molte più opportunità a stare in giardino, perché fuori almeno passa l'uccellino, passa la lucertola, sta sotto un albero. E in caso di pioggia va in cantina, cioè che lascia la porta aperta, se no in casa cosa fa? Cosa fa sto cane? Non fa niente. Gironzola così a caso e poi anche lì si vergogna, perché non so, io prima di andare a letto le metto la copertina, quella del cane, sul divano e dico vai, vai lì, prego. E a lei non gliene frega. Cioè, lei sta distesa per terra, così fa, ecco, nella sua testa come se fosse la brava, insomma, come se boh. Poi quando vado a letto e lei vede che non la vedo più, va sul divano. Cioè non ha senso, io ti ho chiesto di andare sul divano, perché ci devi andare quando non ci sono più? Quindi prima fai un po' la smorfiosa e te la tiri e poi comunque dici vabbè, tutto sommato ci sta sul divano. Non la capisco questa cosa, non la capisco. E quindi ragazzi così, cioè rimango sempre un pochino esterrefatto da quello che pensa quel cane, non si capisce. Ah, in tutto questo, mannaggia la miseria, mi sono dimenticato di rimettere l'ombrello in macchina, quindi questa macchina attualmente non ha nessun tipo di protezione contro la pioggia, niente. E ora sta piovendo. Ok, lavoro finito ragazzi, ora scappo a casa, prendo l'anelli, faccio la valigia, faccio il pieno e poi parto direzione Trento. Giornata molto tranquilla, alla fine a pranzo mi sono mangiato la pasta buonissima al pesto col limone, particolare, molto buona, mi è piaciuta. E poi di secondo ho chiesto se mi faceva una cotoletta con le patatine e così fu. Molto buona, apprezzata. Adesso mi faccio un paio di giorni di smart e poi più che altro, cioè adesso c'è un tempo un po' schifoso, cioè cielo brutto. Domani su dove vado io dovrebbe esserci un pochino di soletto, non dovrebbe piovere, almeno piove stasera ma non domani, quindi speriamo di godercela, va, se no cioè cosa mi faccio 250 km per cosa? Per cosa? Vabbè ragazzi, comunque ci aggiorniamo dopo, ora vado a casa. Strada direzione Trento e ora che vi parlo ho appena iniziato anche a piovigginare. Io più o meno verso Rovereto mi devo fermare a fare il pieno, se no non ci arrivo. E stasera mi sono, visto che non so cosa ci sia in quella casa da mangiare, mi sono portato via delle patate e il salmone. Quindi ci facciamo un po' di pesce, visto che andiamo in montagna, dai, ci sta. E niente, mi sono portato via anche delle patatine, un po' di vino, giusto per eventualmente fare aperitivo vista lago, vediamo. Oggi dubito, probabilmente domani sarebbe l'occasione. Vediamo un po' com'è il tempo, ma dai, ci stiamo. Ragazzi, guardate qua,
L'altro giorno appunto ero là sopra e meno male che abbiamo beccato un pochino di sole mentre eravamo lì sopra, perché fosse salito ora con sto tempo qua, che a valle ci sono 21 gradi al posto che 29 di quando siamo partiti, e fosse stato come in quel caso senza felpa, mi sa che 5 gradi, 4 gradi, insomma non il massimo, non il massimo. Però ci è andata bene. Anzi, molto fortunati a dire la verità, cioè nella sfortuna molto fortunati. E adesso continuiamo col nostro viaggetto. Ora ho trovato la persona più lenta di questo mondo a mettere la pressione, però questa sarà la prima volta anche per me, quindi speriamo di riuscirci. Nel librettino c'è scritto che devo mettere il 2,5, però magari. Come cavolo entra? Ok, questo è 2,5. Mamma mia, che sporche ste gomme. Adesso ci puliamo un po' le mani. Ci puliamo un po' le mani, ragazzi, perché anche qua ho toccato lo schifo, tutte le mani nere. Meno male con queste salviettine almeno qualcosa riesco a pulire. Dai, andiamo. Hopla. Ok ragazzi, ci siamo arrivati nella casetta su in Trentino. Io appena arrivato devo andare subito in doccia, e in tutto questo ho perso tipo il magnete, quello del microfono, cioè questo qua, non so che fine abbia fatto. Sarà, spero, in macchina, ma mannaggia la miseriaccia, cioè mi serviva. Quello che costano ste robe, Dio santo. Vabbè, comunque ora sistemo un pochino qua e poi filo in doccia. Mi sono portato anche maionese, che non sapevo se qua ci fosse o meno. Ah sì, c'era. Patate buttate così. Vabbè, formaggio non so se ce l'ho. Abbiamo preso il salmone. Stasera ci facciamo il salmone, come vi dicevo. Plastica, dov'è qua? Scusate, ma in sta casa sono venuto tipo 3 volte, quindi non so mai. Comunque ragazzi, guardate qua che spettacolo. Cioè, Lago di Caldonazzo, dall'altra parte c'è Trento, per capirci. E io adesso mi devo buttare assolutamente in doccia, perché sennò non si fa niente. Magari, visto che lo spazio è piccolino, se ci metto questo, come si vede un pochino meglio. Sì, dai. Niente ragazzi, niente. Salmone, sto tagliando le patate, la Nelly ha già mangiato, è qua tutta felice. Potrebbe andare di là e nel suo lettino, ma visto che è stata tutto il giorno in casa da sola e poi appena sono tornato a casa l'ho presa ed è salita in macchina, poverina, vuole stare anche un pochino con me. Quello, mi piace pensare che sia quello, sennò probabilmente perché io sto tagliando qua e sento odore di pesce, quindi se vuole mangiare insomma. Comunque salmone alla serpe e il pepe verde mi pare. E patate, adesso vediamo se magari delle patate riuscirà a farla franca. Più che altro queste qua non è che siano, sono sempre quelle in montagna che devo ancora finire, mannaggia loro, che io pensavo di prendere una cosa bio, invece cioè, sono tipo mollissime, mollicce, non è il massimo. Comunque penso di aver capito dov'è il magnete, spero che sia in macchina, perché prima erano chiamate, a una certa me lo sono tolto così di fretta, ma non ho pensato che in verità l'altra metà era sotto la maglietta, quindi spero che sia in macchina, se no è caduto mentre uscivo dalla macchina, in quel caso è perso, quindi probabilmente è perso, perché probabilmente è caduto, perché cioè, se me lo sono tolto che ero seduto è scivolato sotto la maglietta e quando mi sono alzato in piedi sarà caduto, quindi o dopo vado a vedere in cortile, ma difficult anche perché ora sta piovendo. Bene ragazzi, alla fine il salmone è molto buono, le patate andavano bene, un po' bruciacchiate di la verità, non sono riuscito a fare centro. Cosa che vuoi Nelly? Cioè guarda qua Nelly, basta fissarmi. Vabbè, bene ma non benissimo.
Seratina molto tranquilla, adesso è l'una di notte, l'una e un quarto. Meglio che vada a letto, va. Che tra 7 ore devo già essere al computer a lavorare, quindi non il massimo. Comunque, ragazzi, se vi piace questo tipo di contenuti molto genuino, molto spontaneo, molto naturale, senza troppi clickbait o altro, vi invito a iscrivervi al canale, a mettermi piace, ad attivare la campanella. Solo così riuscite a farmi sapere che ci tenete a questo tipo di contenuti. E iscrivetevi al canale, ragazzi, mettete mi piace. Noi ci vediamo al prossimo episodio domani, quindi adesso vi lascio con l'Anelli che vi saluta per bene. Con la panza. Niente, ragazzi, la devo accarezzare ora. Buonanotte.